Ciao cari amici e benvenuti. Oggi voglio raccontarvi quello che penso degli assistenti vocali come Google Home, come Amazon Alexa e quindi poi indirettamente rispondere anche alla domanda se effettivamente vale la pena acquistarne uno o no. Sono ormai mesi che utilizzo questi assistenti vocali, prima di tutto Google Home e poi ormai da diversi mesi anche gli Echo con Amazon Alexa. Ho partecipato al programma beta come sicuramente alcuni di voi, quindi proprio penso che sia il momento adatto, ideale appunto per fare questa tipologia di video e dirvi cosa ne penso di questi assistenti vocali. Sgombriamo prima di tutto il campo da alcune dicerie e frasi fatte. Se non avete provato gli assistenti vocali, astenetevi da dare un giudizio, perché finché non li si prova, anche per parecchie settimane, secondo me non ci si rende conto veramente quello che possono offrire. E se pensate che la vostra esperienza con l'assistente vocale sullo smartphone sia sufficiente per dire se un prodotto di questo genere ha senso o no metterselo in casa, vi dico che non è la stessa cosa. Quindi anche in quel caso il giudizio non può essere confrontabile. Io stesso, ad esempio, mi sono abituato a usare molto più spesso gli smart speaker con gli assistenti vocali integrati di quanto faccia effettivamente invece con l'assistente vocale sullo smartphone. Entrambi gli assistenti, sia Google Home che Amazon Alexa, sono in grado di fare molto sulla carta, però la domanda da farsi è effettivamente: ma poi nella quotidianità a cosa li userò realmente? E per questo motivo ora vi dico per cosa li utilizzo io. Previsioni del tempo: la mattina mentre si è in bagno, si sta facendo la doccia, viene abbastanza normale, una volta che avete uno di questi assistenti, chiedergli che tempo farà oggi, perché vi dirà se pioverà, la temperatura e insomma in qualche modo vi dà già qualche suggerimento su come vestirvi. Li chiederete poi l'ora, più spesso di quanto possiate immaginare. Anch'io ho detto, beh, io ho sempre l'orologio al polso, per quale motivo devo chiederlo all'assistente vocale? In realtà lo faccio spesso. E poi metterete la musica di sottofondo un po' ovunque, appunto mentre vi fate la doccia, mentre state studiando, mentre state lavorando, mentre state cucinando. Il fatto che non è necessario andare a schiacciare qualche tasto, un'azione un pochettino più pratica, e sapere che il vostro assistente vi ascolta sempre, le volte in cui metterete la musica saranno di più. Li chiederete poi se un supermercato o un locale aperto o a che ora chiude, e lo utilizzerete molto per, almeno lo utilizzo io, molto per la lista della spesa, perché viene abbastanza comodo dire: Alexa, aggiunge la lista della spesa il pane, tutte le volte che finisce qualcosa, i biscotti, il latte, quello che volete, tanto poi vi ritroverete quella lista della spesa sullo smartphone ed è comodo. Se studiate, soprattutto lo utilizzerete magari anche per chiedere informazioni come una conversione, una data, ricercare qualche termine, una traduzione da una lingua straniera, e lo utilizzerete anche per mettere la sveglia alla mattina. Diventa comodo dire: Alexa o Google, svegliami domani mattina alle 7, così sarete sicuri insomma che la sveglia suonerà senza quella paura che c'è sempre di dire: ma ho messo la sveglia? E almeno nel mio caso lo utilizzo anche per controllare quelli che sono altri dispositivi da smart home, come il termostato, avviare il robot aspirapolvere, accendere una luce. Ovviamente in quest'ultimo caso la situazione è un po' più complessa, perché chiaramente necessita di avere altri dispositivi collegati in casa. Tuttavia sono dispositivi, molti di questi sono economici, non sono difficili da installare, e anche l'integrazione con gli assistenti vocali è, come dire, indolore. Quindi una volta che vi fate prendere la mano, poi mettere una presa controllata in più, una lampadina in più, diventa quasi la normalità. Sia Google Home che Alexa permettono di fare anche altre azioni, tuttavia queste sono quelle che solitamente io faccio più spesso. È poco? È tanto? Per quello che mi riguarda è sufficiente, cioè è sufficiente per convincermi a installare uno smart speaker in casa mia, perché ormai, come dire, ho preso l'abitudine con questa tipologia di azione. Mi viene addirittura spontaneo, magari quando cambio casa, mi viene in mente di chiedere l'ora, di puntare la sveglia, di chiedere il meteo, chiedere un'informazione su un negozio. Mi viene quasi spontaneo dire: ehi Google o Alexa,
per rendermi conto poi che effettivamente magari in quella casa non c'è nessuno che può rispondermi, però effettivamente questa cosa dice molto sul come poi ci si abitua a fare azioni che diventano normali nella quotidianità. Un altro vantaggio è che non sono dei dispositivi personali. Effettivamente si chiamano assistenti personali, ma in realtà, diversamente da quello che accade soprattutto con lo smartphone, in questo caso sono in ascolto per tutte le persone della casa. E anche io inizialmente non credevo che altri membri della mia famiglia potessero utilizzarli con facilità e con naturalezza, ma in realtà già dopo qualche giorno averli installati e le altre persone in casa sentivano che io parlavo, li attivavo in qualche maniera, beh, dopo qualche giorno anche loro hanno iniziato a parlare con gli assistenti in maniera effettivamente naturale e alla stessa maniera, forse non al 100% come me, ma vengono utilizzati comunque spesso anche da loro per puntare le sveglie, per la lista della spesa, per chiedere informazioni meteo, quindi diventa molto naturale. So già che alcuni di voi in questo momento staranno dicendo: ma io non lo utilizzerò mai per quella cosa, cosa me ne frega di chiedere l'ora, il meteo, guardo fuori dalla finestra, non ho bisogno di sapere certe cose. Lo so che certe persone in questo momento stanno pensando questa cosa. È un po' quello che pensavo anch'io prima di mettermi in casa alcuni di questi assistenti e appunto mi dicevo: ma figurati a cosa li utilizzerò. E in realtà ho dovuto ricredermi, perché sono effettivamente non starei facendo questo video, ed è proprio per questo motivo che dico di non dare dei giudizi nel momento in cui non si è provato un prodotto come questo, perché sulla carta non ci si crede, ma poi nella quotidianità, non dopo un giorno, dopo qualche settimana, ci si rende conto che effettivamente per alcune cose sono comodi. Un vantaggio poi di tutti questi dispositivi è che mediamente i microfoni sono buoni, e lo stesso vale per gli altoparlanti interni. Non è necessario installare un dispositivo in ogni stanza. Ad esempio, io quando ho iniziato con Google Home avevo due Home e ne ho messo uno in salotto che era adiacente alla cucina e l'altro in un'anticamera che collegava un bagno, una camera da letto e lo studio. E per esempio in quest'ultimo caso da tutte quelle tre stanze potevo parlare tranquillamente e attivare l'assistente vocale senza dovermi avvicinare, senza dover girare, senza dover gridare da tutte queste stanze. Quindi effettivamente, poi dipende da casa a casa ovviamente, ma magari con un paio di assistenti e quindi con una spesa comunque limitata si riesce a coprire tutta la casa e avere sempre l'assistente in ascolto. Poi su questo punto so già che qualcun altro dirà: ah, la mia privacy, che cosa, se non metterò mai un dispositivo del genere perché mi rubano la privacy. Io ho già fatto un video su questa cosa della privacy, quindi non voglio dilungarmi oltre in quest'altro video. Per me è una paura ingiustificata, anche perché, come ho detto nell'altro video, nel caso andate a riguardarlo, siamo da anni circondati col vostro smartphone stesso, con un assistente vocale, quindi avere una paura in più per un qualcosa che in realtà già ci circonda da tanti anni mi sembra un po' insensato. Però ecco, non vado oltre su questo terreno che so che per alcuni è un tasto dolente, nel caso guardatevi l'altro video. Per quanto riguarda invece la scelta tra Google Home e Amazon Alexa con i vari Echo come questo, non voglio parlarvene in questo video perché sono già andato ovviamente più lungo, non voglio fare video lunghissimi, lo sapete, ma sto lavorando appunto a un altro video in cui darò appunto dei consigli all'acquisto per tutti coloro che curiosamente vorranno mettere un assistente vocale all'interno della propria casa. Quindi in conclusione sembra chiaro qual è il mio giudizio su questi assistenti vocali, che è chiaramente positivo. E se appunto siete anche minimamente curiosi, il mio suggerimento è di provare, anche perché per fortuna non costano molto, attorno alla cinquantina di euro si può acquistare sia un prodotto Google, anche di meno, o un prodotto Amazon Echo con Alexa, quindi insomma non è una spesa particolarmente importante, particolarmente gravosa. E appunto, se siete curiosi, vi suggerisco di provare, perché potreste stupirvi. Cose che inizialmente direte: ma io non utilizzerò mai per quella cosa, poi in realtà vi renderete conto che diventa una normalità nella quotidianità. E comunque, come detto, per me il numero di azioni che poi si utilizzano per la vostra quotidianità è sufficiente per giustificare questa spesa, che come detto comunque non è molto grande. Io ragazzi vi ringrazio per avermi seguito in questo video, per tutti i curiosi poi per i suggerimenti chiaramente il video, come detto, uscirà nei prossimi giorni sul quale
assistente vocale scegliere. Se avete altri dubbi, se avete curiosità, scrivete qui sotto nei commenti. Vi raccomando, lasciate un mi piace, condividete il video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un altro video. Ciao!